Ciao a tutte quante. Allora, mamma mia ragazze, che stanchezza, mamma, non lo so che cosa ho, ma stanchezza è stare tutto il giorno a letto. Forse perché, vabbè, intanto ieri sera sono andata a letto tardi e poi sono già un po' pesantuccia. Questo tempo a me destabilizza un po' perché c'è il sole, al sole non si sta male, però fa freddo e quindi magari poi la casa è bella a certe ore, quindi. Cioè, però la settimana scorsa che ha fatto un po' di. No, caldo no, parolone caldo. Però l'aria era bella mite, tanto che cioè io ero fuori nel terrazzo e stavo levando le foglioline alle piante, no? Le foglioline un po' morte. E commentavo con Filippo: ma dobbiamo mettere il concime, dobbiamo sistemare. Siccome stanno cominciando, ho piantato i tulipani, stanno cominciando a uscire i tulipani. Guarda i tulipani! Dobbiamo sistemare, dobbiamo mettere il concime, dobbiamo sistemare la terra. E lui per lui mi ha detto: sì, la settimana prossima vado a prendere sto concime e faccio io. Dice: ma siamo ancora a gennaio. Queste cose si fanno a marzo. Detto questo, ok, cavoli miei, in allegria. Piccolo yol, perché io ho deciso di risparmiare, quindi non ho fatto chissà quali grandi spese, ho comprato delle cose che mi servivano, diciamo fondamentalmente. Tante cose me le ha regalate mia madre, tipo intimo, cose così. Però vi faccio vedere un pigiamino che è troppo a me è piaciuto. Io è il primo pigiama che compro da non so quanti anni, perché solitamente mi regala mia suocera mi regala in questi anni, io e mio marito stiamo insieme da quasi 10 anni, in quasi 10 anni mi ha regalato una quantità di pigiami che io potrei aprire un negozio di pigiami. Ma veramente mi ha regalato solo tanti pigiami, eh. Si vede che dove sta lei, vendono i pigiami a mai finire. Quindi, sì, però a me non piacciono, devo essere proprio sincera, a me non piacciono moltissimo. Volevo comprare un pigiamino che piacesse pure a me, invece di avere sempre pigiami regalati. Però me l'ha comprato la mia mamma, cioè l'ho scelto io, me l'ha pagato mamma. Che è questo? Allora, un attimo, vi faccio vedere. Non mi piacciono sti cuoricini, ok? Proprio. Se fosse di pesante, io cercavo nero. Io sono proprio nera dentro, non ci posso fare niente. Va bene, allora il pigiamino è questo qui, è tanto carino. C'è la taschina con il fiocchettino. I pantaloni sono grigi. È troppo carino. L'ho preso in un negozio di intimo, ma di questi tipo rionali. Abbiamo visto passando io e mia madre, ci siamo fermate. E lì ho fatto un bel po' di affari, ci ho preso pure tipo un mutandino, un reggiseno Playtex, pare che si chiama Playtex, avevo preso Wonder Bra, però non mi stava tanto bene, nel senso che era un taglio troppo piccolo, quindi. Poi, ve l'ho accennato tipo in un video di 150 anni fa, no, prima della fine dell'anno. Che ho preso questa maglia verde. Questo è un maglione verde con le maniche a pipistrello. A me le maniche a pipistrello sinceramente non è che facciano molto impazzire, proprio detto così in allegria, non mi piacciono molto. Però mi piaceva questa maglia. Questa l'ho presa 20 euro ed era segnata 183 euro. E alla fine l'ho presa 20. Effettivamente è di un morbido, è caldo, che non, veramente è proprio bella. Poi considerato quanto costava di partenza, insomma, credo di aver fatto un ottimo affare. Questo purtroppo è un messaggio che lancio solo per le palermitane, perché ogni tanto me lo chiedono. L'ho preso da Mazara. Questo l'ho preso in Viale Tarbartolo. In Viale Tarbartolo, sapete dove? Là, ci facciamo pure pubblicità. Sapete, c'è un locale che è di una mia amica che si chiama Sweet and Salty. Per voi, Sweet and Salty, che fanno l'Econo Pizza, è di una mia amica. Quindi andateci. L'Econo Pizza è molto buona, però che dipendenza. Non va mangiato caldo perché io non so voi, a me le cose troppo calde non piacciono, però per i ragazzi sono molto carini. Proprio di fronte a questo locale che si chiama Sweet and Salty c'è un Mazara. E Mazara è l'outlet di Mazara perché ha 50, 60 e 70%. Ora, l'altra sera, passando in macchina, come guidava mio marito, quindi quando guida mio marito io sembro avere un cane da caccia, faccio. Guardo la vetrina, no? Stavo andando in quella zona lì e ho visto che ce n'è uno in via Briuccia, proprio all'inizio di via Briuccia, sempre Mazara, che ha pure gli sconti del 60 e del 70, quindi per le palermitane, Mazara. Mentre sono fino alla 56, ma veramente hanno tutte le taglie, perché io ho visto pure 34 tra le taglie. Hanno tutte le taglie, i prezzi si possono fare, ma poi soprattutto hanno degli ottimi capi. Per chi mi chiede che vuole vedere Priscilla, ah, si è scesa.
che ho fatto oggi, che io veramente ero troppo contenta, infatti non avevo intenzione di comprare niente, però alla fine ci sono cascata. Peccato per un giubbotto, mi ero provato un giubbotto, mi stava troppo stretto di seno, troppo 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 stretto. Io da un po' di tempo ho rivalutato un negozio che è la Combipel, Combipel, inverto sempre. Allora, vi spiego perché l'ho rivalutato. Di partenza ha dei prezzi eccessivamente alti, questo penso io per la qualità dei prodotti, però se si fa la carta sconto, scusatemi ma c'era una cosa sul tavolo, se si fa la carta sconto, questa carta sconto fondamentalmente che è gratuita, loro mandano continuamente messaggi e ti dicono, ah, per esempio prendi i tuoi prodotti e secondo le paghi il 50%, per questa settimana c'è lo sconto del 30% su tutto, prima di Natale, soltanto io non ci sono voluta andare io perché effettivamente avrei potuto comprare un bel po' di regali lì, ma non ci sono andata io per 2000 motivi. Facciamo il 50% su tutto, uomo e donna. Ora, i jeans mio marito spesso e volentieri li prende lì. Andiamo direttamente alla Combipel, anche perché diciamo che mio marito, cercando modelli classici, senza ecco, non gradisce i jeans elasticizzati. Perché abbiamo notato in questi ragazzi con i jeans elasticizzati. L'altra sera da Burger King ho visto, abbiamo visto un ragazzo. Io solitamente veramente non mi giro a dire, guarda. Oh, mi sono girata, ma per dire, ma com'è combinato? Cioè, tanto era un po' grossetto sto ragazzo, ma poi c'aveva sti jeans elasticizzati, stanno malissimo. Cioè, era proprio infilato, ma maschio, no? Era, si vedeva, erano 500.000 metri che erano elasticizzati. Alla Compipel, pure per uomo, hanno una moda molto classica. Anche per donna, è una moda un po' più da signora. Però, secondo me, se una sbircia, insomma, se una stella un pochettino ha, le cose le trova. Infatti, io oggi ho fatto due affaroni. Ovviamente, io guardo soltanto dal 50% in su, vi dirò anche il 70%, direttamente il 50% non lo guardo. Ho preso una gonna nera in viscosa che è di una semplicità incredibile, impressionante. Praticamente, vediamo se si riesce a fare vedere. Ha tipo una fascia. Vediamo, ah, sto facendo il video a quest'ora. Ora, qui perché oggi la luce mi accompagna, quindi ha tipo una fascia un pochettino più arricciata qui sulla pancia, mi arriva praticamente poco sotto il ginocchio, molto leggera. Allora, secondo me è sufficientemente pesante con delle calze pesanti sotto da mettere ora, è sufficientemente leggera per metterla d'estate. Questa con una canottierina, una t-shirt, secondo me sto carina. E sto bella fresca. Questa è la gonnellina. Questa è la gonnellina, ecco, guardatela, questa è la gonnellina, ora sì che è chiaro il concetto. Ah, ma io devo dire una cosa, me la tengo da troppe, 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 troppe settimane, me la tengo veramente da troppe settimane, la voglio dire. Non volevo dirlo, ma io più vedo questa pubblicità più. Non so, allora, ieri ne ho vista un'altra e ve la dico subito, dove c'è Emanuele Filiberto, si chiama il principe, che fa la sigaretta finta, la pubblicità della sigaretta finta, che gli dice più sesso, c'è una cosa proprio, avete presente, proprio decontestualizzata che non c'entra niente. Ah, sei più attraente, fai più sesso. Ma che significato ha? Ma perciò una delle pubblicità proprio più pietose e patetiche che abbia mai visto. La sigaretta finta che la puoi comprare sia in farmacia che in edicola, invece che specime, tipo gli occhiali di plastica. Poi un'altra cosa la devo dire. Su Canale 5 fanno una televendita di non ricordo assolutamente come si chiamano questi prodotti. Scusate, ma io gioco spesso con questa cosa del treppiedi. Allora, sono delle creme giorno e notte, che cavolo è, col sangue di drago. Ragazze, io ogni volta che vedo sta televendita io impazzisco, io mi fermo e la guardo. Allora, c'è la tizia bionda con i capelli finti, sono i capelli Playmobil, secondo me glieli levano così, oh, i capelli finti, che dice, io queste creme le chiamo, che sono le creme che io dico che hanno il wow factor. Ogni volta che dice wow factor io comincio a ridere, perché lo dice wow factor e hanno il sangue di drago. Quando lo sentite la prima volta, ero con mio fratello, abbiamo riso ma come due cretini per un'ora, che cavolo è sto sangue di drago, e io mi facevo sto flash, ho sentito sto flash dei tipo dei loro studiosi là, dei loro, come si chiamano, insomma della scuola, dei loro medici, con i camici bianchi tipo con le lance, il drago, il drago, il drago, nel frattempo la moda. Sangue di drago è una pianta.
Mamma mia, cioè, impazzire. Mi fa impazzire questa cosa del sangue di drago. Tra l'altro, in questa televendita, a un certo punto, la signora con i capelli finti, che ha messo un vestitino così da tutti i giorni, a me andrebbe bene come scaldamuscolo, tanto è piccolo, beata leva, dà la parola alla persona delegata dall'azienda, che ha messo in una posizione di una naturalezza su quello sgabello proprio della serie che se respiro, cioè devo calibrare bene il respiro perché sono cazzo. No, ragazzi, ma vi prego di guardare canale 5 questa televendita perché è fantastica con il wow factor. E allora, alla Compipel hanno il wow factor. No, proprio. Tra l'altro questa settimana ho visto i film. Io devo cominciare a fare i video di recensioni, ho deciso questo. Ho visto il film nuovo quello di con Tom Cruise. Vabbè. Allora, questa colonna era segnata, parliamo di cose serie, di cose serissime. Questa colonna era segnata, ho scritto 24,95, l'ho presa col 50, 12,47 euro e diciamo che 12 euro a me piace da morire, ma proprio morire, anche perché conoscendo la mia predisposizione per il nero e quanto io non ami lontanamente i colori, poi questa colonnellina è bella fresca d'estate, io credo che la utilizzerò più d'estate che d'inverno. Poi un vestito che utilizzerò solo d'estate, dici tu compri cose d'estate? Sì, qua è sempre estate. Ricordatevi che io mi sono lamentata su Facebook perché questo cavolo di caldo non se ne voleva andare, qua è sempre estate. L'anno scorso io sono stata a mare la prima volta ad aprile, io vi dico solo questo, perché fino veramente ad aprile sono stata a mare. Infatti io ho cominciato a essere abbronzata nei video presto, infatti, siccome quest'estate ho preso molto colore, ho un fondotinta della Chanel preso l'anno scorso, uno swatch party, l'ho preso l'anno scorso, quest'anno non va bene, è chiarissimo, perché dipende quanto sole si prende d'estate, poi d'inverno, ecco. Allora ho preso quest'altro vestito, questo è stato l'affarone. Io in mano avevo questo vestito qui, sul quale non avrei scommesso un euro, ma veramente un euro non gliel'avrei un euro non gliel'avrei scommesso. Però io me lo provo. C'era sia questo verde petrolio, che a me piace molto come all'amore sta bene il verde petrolio, che è tipo un color glicine, che per me non piace, troppo Barbie. Comunque questo verde petrolio è troppo bello. Nero non c'era, se ci fosse stato nero l'avrei preso pure nero. E vi dico subito il perché. Costava 29,95, quindi chiamasi 30 euro. Costava 30 euro e l'ho pagato 8,98 euro. Diciamo che si può fare, giusto? Si può fare a sto prezzo. Avevo in mano questo, è una gonna che guardavo da un casino di tempo, da quando l'hanno messa prima di Natale. Io la guardavo, la guardavo, la guardavo. Ed era segnata a 11 euro. Allora, la gonna, tra me e me, ho detto no, vabbè, non me la provo, mi starà bene. E mi stava male, ma che mi stava male, bruttissima, mi stava una schifezza. Questo vestito sul quale io non avrei scommesso un euro, mi stava meravigliosamente bene. Proprio, ero sconvolta, ho detto io ti compro, ma poi a questo prezzo si può fare. Vi cerco di descrivere com'è. Voi ogni tanto mi dite perché non ti provi le cose, perché non ho il tempo di fare avanti e indietro e cambiarmi e fare dire, perché ora io finisco di fare il video e passo a fare tutt'altro cosa. Però prima o poi lo farò. Allora, alle spalline così con un po' di arricciatura. Ho preso la XL, io ho provato la L, cioè mi stava bene la L, però ho preso la XL proprio per non averlo troppo fasciato. Vuota sta cosa, la XL mi sta, secondo me mi sta meglio, mi sta meglio. Ah, che ho dimenticato, questo maglione, vi consiglio di prendere una taglia più grande, perché quando io l'ho provato, io avevo provato la M, perché lei mi ha detto provati l'M perché sono grandi. Io l'ho preso addirittura L, ma mi sono provata pure l'XL, però non mi piaceva come mi stava l'XL. Ho provato la L, mi è piaciuto di più come mi stava la L, perché lei diceva vestono grandi, però provate anche una taglia più grande, perché se lo scendete un pochettino con un paio di leggings, un paio di stivali, sta carino lo stesso, cioè uso maxi pull tra virgolette, sta carino, è poi abbastanza confortevole, anzi è molto confortevole. Allora, comunque, ritornando a questo vestito, allora, all'altezza del seno praticamente c'è questa arricciatura laterale che proprio si deve portare sotto il seno, e qui nel laterale del vestito, apriti, devo starlo dire, nel laterale del vestito c'è tutta l'arricciatura proprio fino alla fine,
Viene sagomato, non viene morbido. E invece per questo io non volevo neanche provarlo, però tra me e me ho detto, va bene, tanto mi vedo da sola, non mi vede nessun altro. È troppo carino. Mi arriva, aspetta, ho i pantaloni della tuta. Mi arriva, lui si viene. Io non lo vedo, sono contro luce, mio Dio. Vabbè, mi avvicino io. Comunque, a me, io sono bassa 1,59. È troppo larga, quindi, però a me arriva sotto il ginocchio. Ce l'ho provato e pensato, beh, questo qua è un bel paio di sandali neri alti. Questa è stata una bella collana nera, ma anche una bella collana dorata. Proprio questo colore, guardate, è proprio bello. Ma ragazze, ve lo giuro, non ci avrei scommesso un soldo su questo vestito. E invece mi sta troppo carino, troppo troppo carino. Ve lo consiglio, cioè provatelo, tanto per provare non costa niente. E poi con 10 euro, scusate, ma neanche 10 euro, 9 euro. Questo è molto molto carino. Io ero tutta elettrizzata, tanto che c'era mio marito fuori che si annoiava. Che brutto, mi sta male con la cosa gialla. No. Visto questo, ho detto, guarda che... Ah, è piaciuto pure a lui. E lui solitamente non mi dice niente, mi chiede, no, non mi dice niente, non gliene frega niente, secondo me non gli interessa. Va bene, comunque, troppo troppo carino. Questo mi è piaciuto tanto. Alla Combibel. Combi, io sbaglio sempre. Combi pelle, io dico compi pelle, o no, dico compi pelle. Combi pelle. L'ho rivalutato moltissimo la combi pelle. L'ho rivalutata veramente tanto. L'ho rivalutata veramente tanto. Perché hanno cose veramente, 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 veramente carine. Si possono fare degli ottimi affari. Per quanto mi riguarda, io oggi ho fatto due affaroni con questa gonna. La gonna c'era pure di un altro colore, c'era pure in blu, blu denim. Ma infatti sono un po' indecisa se andarla a prendere o meno. Oddio, cioè dovrei arrivare al primo centro commerciale che mi viene sotto mano. Vabbè, allora la prima volta che passo dalla torre o dal forum ci vado. Ha un sacco di vestitini comunque carini che non costano molto, però io avevo quel grande terrente di mio marito e quindi ho visto le cose molto così di fretta, di fretta. Va bene, ho finito. Come al solito, io avevo veramente tre cretinate da fare vedere, ho parlato 17 minuti, unica e solo nel mio genere. Ciao e che le stelle siano con voi, anzi con te, ciao. Vabbè, ciao, basta, smetto. Giuro, smetto, ciao.